Tutti gli indizi raccolti dai carabinieri di Schio convergevano sul suo nome ed è così che un cittadino liberiano di 25 anni, già pregiudicato in Italia, è finito in manette in stato di arresto presso il carcere di Vicenza. L'accusa è tentata violenza sessuale nei confronti di una donna scledense costretta a recarsi al pronto soccorso di Sant'Orso dopo essersi divincolata ed essere sfuggita al malintenzionato. Con l'occasione la prognosi per lei fu di 21 giorni, a confermare la violenza subita nella serata di venerdì 13 agosto. A distanza di 10 giorni dal fatto, i militari del comando Scledense hanno stretto il cerchio delle indagini fino ad individuare il presunto responsabile. Toccherà il processo ai giudici preposti del Tribunale di Vicenza a confermare o meno l'impianto accusatorio che ha inchiodato, almeno ad oggi in attesa di giudizio, il 25enne classe 1996. A emettere l'ordinanza di misura cautelare con l'arresto coatto e la traduzione in prigione il GIP di Vicenza, conferendo credito al fascicolo inviato della Procura grazie al lavoro svolto dai carabinieri della stazione di Schio. Proprio questi avevano raccolto la denuncia di una cittadina locale, le cui generalità rimangono riservate, così come le informazioni sensibili in quanto vittima di violenza. Secondo la versione firmata dalla vittima, ora agli atti, era stata avvicinata da uno sconosciuto in via Manin, a 2 passi dal centro di Schio. Costui, in maniera diretta, l'avrebbe approcciata proponendole dei soldi in cambio di una prestazione sessuale. Ricevuto un no piccato, il giovane avrebbe reagito con violenza, tentando di costringere la donna a concedersi ugualmente. La vittima era riuscita, dopo qualche attimo di lotta, a sfuggire alla presa dell'aggressore, gridando e facendo allontanare l'orco dopo averlo visto in volto. Grazie alla descrizione dettagliata dello sconosciuto e degli abiti che indossava quella sera, i carabinieri si sono messi subito al lavoro e la notte stessa hanno identificato il pericoloso elemento, mentre la donna si recava al pronto soccorso. Le ecchimosi al collo, eredità di una forte stretta, oltre alle abrasioni al corpo, sono state giudicate guaribili in 20 giorni. Per individuarlo sono stati vagliati i filmati di sorveglianza della zona che hanno inquadrato il reo mentre si allontanava dallo scenario della violenza. Per i carabinieri che hanno sequestrato anche gli stessi abiti addosso quella notte, non ci sono dubbi sul fatto che si tratti del violentatore ricercato dopo la denuncia. In considerazione della pericolosità per la comunità dello stesso, testimoniata non solo dall'reato commesso, ma anche dal fatto che fosse già stato condannato in primo grado per un'altra attentata violenza sessuale commessa anni prima, il GIP ha disposto l'arresto immediato in modo da prevenire altri reati analoghi.